Assolutamente, il Pellicano ormai è impegnato a 360 gradi su questo genere di progetti. La pediatria, tra l'altro, è il nostro primo grande progetto, diciamo il più complesso e il più impegnativo. Quindi, ovviamente, il pronto soccorso pediatrico fa parte della pediatria e in quale luogo, se non un pronto soccorso, cercare di sedare l'ansia che ovviamente vivono mamme e bambini di conseguenza, in un momento di forte stress, perché c'è evidentemente qualcosa che non va e che ha attirato l'attenzione dei genitori in modo forte, quindi non è una cosa pianificata, è una cosa improvvisa e che genera quindi molta, molta ansia. Quindi come saranno questi arredi? Sono particolari. Allora, guardate, noi adesso sugli arredi, il filone è sicuramente quello che già ci ha ispirato fino ad oggi e quindi seguire quelle che sono state le indicazioni dei bambini sul tipo di decorazioni che portavano loro maggiore serenità. Il discorso tecnico lo dobbiamo adesso studiare insieme a chi sta realizzando questa opera, perché ci sono ovviamente dei problemi impiantistici, ci sono problemi di spazi, quindi dovremo rispettare quelle che sono le esigenze in primis dei medici, che quindi devono avere un'agilità di azione e possibilità di movimento consona a quello che devono fare, e noi di conseguenza ci adatteremo e cercheremo comunque nell'adattarci di tirar fuori il meglio possibile da questi spazi e quindi renderli il più accoglienti possibile.